Eccoci qua, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, un'altra bellissima puntata di Restart. Come vedete nella sigla le parole sono futuro, ripartenza, ripresa, una nuova energia per il territorio e per le imprese del territorio. Questo è quello che vogliamo dare con i messaggi delle puntate che stanno andando in onda e che, Ilda, hanno grande successo. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene Maurizio, grande successo sia sui social che in diretta, quindi vi ringraziamo tanto. Questa sera abbiamo due ospiti molto importanti. Davvero? Ah sì, eccoli qua, non li avevo visti, eccoli qua. Presentiamo il professor Claudio Teodori del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia. Benvenuto professore. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E presentiamo il CEO Raul Bontempi della ditta Vivo. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie di essere venuto. Io questa sera, devo essere onesto, ho chiesto aiuto, ho lanciato un razzo perché volevo una rappresentanza importante del territorio, l'università coniugata con le imprese, perché l'università, guidata anche dal Dipartimento del professor Teodori, si innesta proprio con le imprese, calpesta il suolo delle imprese, le vive, vero professore? È vero, sì, il Dipartimento, ma l'Università di Brescia e in generale anche tutti i dipartimenti di ingegneria soprattutto vivono intensamente il territorio, sviluppano insieme al territorio una serie veramente molto, molto ampia di progetti sulla dimensione economica, sull'innovazione e da un po' di tempo, non perché sia una moda, ma perché effettivamente sarà un elemento che ci guiderà nei prossimi anni, anche sulla sostenibilità. Sostenibilità chiaramente si può declinare in mille modi diversi, quindi da quella ambientale che va per la maggiore per tante ragioni, ma c'è anche quella sociale, c'è anche quella economica, quindi sono temi... La famosa sigla in inglese ESG, che è questo qui, Environment, Sustainability e Governance. Sono queste qui le tre... Un'interrogazione. È un'interrogazione. Ha studiato Maurizio. Mi sono preparato perché col professor Teodori non potevo sbagliare. Però ha detto una cosa importante, ha detto una parola, stanno già arrivando anche delle mail, ha detto la parola ingegneri e già le aziende ci stanno chiamando perché l'ingegneria... Questo è un tema su cui si potrebbe discutere molto, che apparentemente non sembra un tema con rilevanza economica, invece lo è tantissimo, e non è un tema bresciano. Brescia soffre un po' di più rispetto ad altre regioni italiane, è proprio il tema della non corrispondenza, si chiama mismatch con un termine anglosassone, tra domanda e offerta. Cioè purtroppo il grosso problema che abbiamo è che le imprese hanno e che non riescono a trovare figure adatte a quel ruolo, per la crescita stessa dell'azienda. Ma non perché non ci sia, perché sono poche. Quando si parla di laureati, quelli famosi laureati STEM, cioè quelli scientifici, il problema è che ce ne sono pochi. Allora, Ilda, segnalo che alla ripresa, adesso abbiamo ancora 3-4 puntate nel mese di giugno, ma quando ripartiremo a settembre-ottobre, rinviterò, avrò l'onore e il piacere del professor Teodori e fare un focus proprio su questo aspetto qua, perché è importante quello che sta dicendo, perché è vero che abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di giovani qualificati, l'ITS non è una scuola di serie B, non sono inserimenti di serie B, anche perché, buonasera Raul, posso darti il tuo... Ma la tua azienda che è in Rodengo Saiano? L'azienda Rodengo Saiano, alla Stacca. Alla Stacca? Abbiamo qualche anno fa fatto questo investimento, mettendo insieme quello che era la produzione storicamente situata in Valle Camonica, con la parte commerciale che era a Brescia. Siamo trovati a metà strada, abbiamo avuto l'occasione di trovare un bel polo industriale, dove abbiamo messo le basi per la nostra crescita, che si è consolidata infatti. Cosa fa la tua azienda, Raul? La mia azienda produce viti e bulloni dal diametro 5 fino al diametro 64, quindi oggi abbiamo una gamma vastissima, credo sia una delle più grandi d'Europa. Quindi i bulloni e le viti vanno nelle macchine, perché una macchina c'ha bulloni e viti dappertutto. Le viti vanno dappertutto, quindi vanno nelle sedie, nell'arredamento. Diciamo che la nostra produzione va nella meccanica generalista, sì. Mediamente, noi non facciamo viti per l'automobile, che comunque è uno dei maggiori utilizzi al mondo della viteria, e quindi vanno in tutte le macchine che usiamo tutti i giorni di qualsiasi genere, quindi dalla macchinetta per il caffè che usa le viti piccole,
fino a una pressa da 1000 tonnellate o una torre eolica che usa viti da 50 kg l'una, perché facciamo Caspita. Anche viti da 50 kg. Cioè, no, una vite da 50. Una vite da 50 kg, mai vista? Non l'ho mai vista neanche io, però per le torri eoliche, per tornare alla parola che ha detto il professor prima, il professor Teodori, la sostenibilità, anche perché i fondi che arriveranno finalmente dal piano PNRR, la parola sostenibilità sarà la base della spesa di questi fondi, vero professore? Beh, la ritroviamo in tanti programmi, non dico che è trasversale, però diciamo che è ben presente, è ben rappresentata. È chiaro, qui fra poco arriveranno un sacco di fondi, ma veramente tanti, e il problema che abbiamo è quello di utilizzarli al meglio. Saperli spendere. Questo, saperli spendere bene. Bene. Perché per saperli spendere magari si riesce anche se l'Italia storicamente non è mai riuscita a spendere tutte le risorse che arrivano dall'Europa. Vero. Questo è un grosso problema. Un problema endemico. Però ecco, dobbiamo essere bravi a portare avanti dei progetti che abbiano comunque un orizzonte temporale più lungo, perché poi le risorse finiscono, cioè le risorse che ci arrivano non sono infinite. Dopodiché dobbiamo cominciare a pensare a come restituirle. Anche perché questo è un punto importante. Quello che sta dicendo adesso il professore è: arrivano questi prestiti, devo aumentare la produzione, il fatturato, il PIL, chiamiamolo così, quindi genera ricchezza che poi sul territorio poi restituisco questa cosa, perché il buon padre di famiglia fa questo: prendo la cosa buona, aumento la viabilità per la Vibo, magari sto dicendo una cosa di questo genere. Beh, c'è una parte infrastrutture, esatto, importante, molto importante, quindi è proprio un programma, c'è una missione, diciamo, sono missioni quelle che vengono definite proprio su questo tema. Arriveranno, considerando il piano in sé, considerando anche la parte iniziale che l'UE ci darà per la parte di start-up, considerando il fondo integrativo messo dallo Stato, 239 miliardi, 235 miliardi. Una cifra impressionante. È una cifra significativa. Circa una settantina saranno sussidi, quindi diciamo fondi che non vanno restituiti, e invece il rimanente sono debiti, quindi debiti che andranno a ingrossare il nostro debito, non tutti, perché in realtà molti sono progetti già in parte per cui era già stato previsto un finanziamento, ma è chiaro che arriveremo alla fine di questo anno a un debito che inciderà per il 160% sul PIL. E quindi il problema più grosso per il futuro sarà non tanto porsi la domanda di come restituire il debito, chiaramente anche questo è un tema che non dobbiamo dimenticare, ma il problema più grosso sarà crescere, perché se l'Italia non crescerà sarà molto difficile ridurre prima di tutto questa incidenza del 160%, ma secondariamente avere risorse per restituire. Sono un po' più brutale di te: se non cresciamo noi, crescono gli altri e noi rimaniamo al palo. E rimaniamo anche nella comunità europea, abbiamo concorrenti. Vero Raul? Assolutamente, mi viene proprio l'ultima acquisizione che abbiamo fatto, a marzo abbiamo acquistato un'azienda Calolzio Corte, che è sulla strada che va da Bergamo a Lecco, una delle strade più trafficate dai mezzi pesanti italiani, soprattutto nel settore della bulloneria, perché tutte le bullonerie italiane sono in quella zona, trafilerie, acciaierie. E bisogna attraversare ancora Cisano Bergamasco, dove ci sono due tornanti in paese, e poi c'è un attraversamento a raso della ferrovia. Pensare nel 2021 di fare ancora questa strada è una cosa veramente. Ti interrompo perché abbiamo avuto ospite il presidente della FAI di Brescia con la sua azienda, che Piardi, che salutiamo, vero? Che ci ha fatto una fotografia esatta del cosa vuol dire essere al servizio delle imprese per la mobilità delle merci e per la crescita, come diceva prima il professor Teodori. Nella tua azienda il debito non è Satana, se è finalizzato a un progetto, vero Raul? Assolutamente, noi facciamo debito e lo facciamo per crescere. Questo. Quindi un imprenditore ha già dato, professore, una piccola spiegazione. Noi facciamo debito per crescere, non facciamo debito buono. Debito che mi fa assumere persone, che mi riporta ricchezza sul territorio. Il debito va restituito su progetti. Eccola qua, un esempio di una piccola, media impresa, perché è una signora impresa del territorio. Da quanti anni c'è la tua impresa? Da 60 anni, quest'anno facciamo i 60 anni e
pandemia permettendo, ci piacerebbe anche festeggiarlo, visto che... Dovremo festeggiare, torneremo a festeggiare, dal 21 di giugno, se va tutto bene, dovrebbero togliere anche il coprifuoco, quindi anche la Lombardia entrare in questa area bianca. E vedete che respiro che ho fatto. E prendere fiato e tornare a stringerci la mano e fare festeggiamenti di belle realtà come questa, come che abbiamo qua ospite. Perché è importante anche comunicare e festeggiare i bei traguardi. Assolutamente. Poi noi abbiamo la fortuna quest'anno di poterlo fare con mio papà ancora in gamba, perché mio papà ha fondato l'azienda 60 anni fa. Come si chiama il papà? Bruno. Che lo salutiamo, signor Bruno, complimenti per quello che ha seminato. Vedo che però la mela non è caduta distante dall'albero, perché è qua presente. C'era una domanda che volevi fare tu. Volevamo sapere se il passaggio generazionale ha avuto complicazioni, come è avvenuto? Ecco, il passaggio generazionale è un argomento sempre molto presente nei dibattiti che parlano delle imprese, naturalmente soprattutto delle imprese familiari, quindi che a Brescia sono il 90% e rotti. 90% sono così. Ma mi piace di più parlare di convivenza generazionale, perché come dicevo mio papà è ancora in azienda e quindi certo. Non c'è mai stato un passaggio vero e proprio, se non in qualche incarico formale che naturalmente si è sviluppato in più tempi nei ormai 30 anni abbondanti di convivenza. E come sono stati questi anni di convivenza? Molto buoni, nel senso che abbiamo fatto cose diverse, ci consigliamo a vicenda. Lui è molto bravo per esempio a fare gli acquisti e secondo me ha un occhio da imprenditore ancora più spiccato del mio. A me piace gestire le cose, ma spesso le idee più belle le ha ancora lui. Direi che a casa devono prendere nota di questa cosa qua. Questo è importante, vero professore? È molto importante anche il termine che Raul ha usato, perché passaggio generazionale non piace neppure a me. Neanche a me. Mi piace convivenza, mi piace continuità, perché l'aspetto importante è che ogni generazione in azienda può dare un contributo diverso, soprattutto negli anni che ci hanno portato ad oggi, perché in effetti è aumentato anche la scolarità, sono cambiate tante cose, quindi il fatto della continuità e della convivenza è un tema importante. Bisogna chiaramente pensarci per tempo, perché non è un qualcosa che si inventa da un giorno all'altro, bisogna prepararlo, poi chiaramente dipende dalla specifica realtà, perché ci sono realtà dove all'interno magari c'è più conflittualità, ce ne sono altre dove invece la conflittualità non c'è e quindi tutto si prepara, ma è un'attività fondamentale che va programmata, come ormai bisogna programmare qualsiasi attività all'interno dell'impresa e soprattutto avere dei sistemi che permettono il controllo. Vedi, ha detto due cose importanti, ci sono tante soluzioni tecniche per il passaggio generazionale, ma hanno detto due aspetti, la psicologia, perché è molto importante l'aspetto psicologico di ambientazione, e hanno fatto tutti e due sorvolato su un aspetto molto importante. L'imprenditore può sempre assumere un manager, può sempre mettere un manager, un titolare d'azienda difficilmente licenzierebbe un figlio. Psicologia, intrecci familiari. Un manager messo nei vari ruoli, se non raggiunge gli obiettivi, può essere allontanato dall'azienda, vero? Beh, qui abbiamo un bel esempio, esatto, che il genio dell'imprenditore è stato passato da padre a figlio, ma non è che è così in generale, no. Non è una questione genetica, no. Non è che in tutte le situazioni questi geni si trasmettono e quindi i figli, i nipoti, eccetera, possono fare gli imprenditori. Quindi il discorso di manager è un discorso importante, perché al di là poi della continuità familiare, perché puoi avere manager pur rimanendo all'interno, certo, della tua azienda. Ci sono anche soluzioni in cui uno fa il consiglio di amministrazione, ma dà incarichi manageriali che portano allo sviluppo dell'impresa, a mantenerla, perché il salto, e poi la chiudiamo qua, dal punto di vista generazionale, al seconda generazione saltano parecchie aziende, la percentuale è elevatissima e alla terza generazione ci arriva solo il 15%. Quindi perdere tutto questo valore, questo patrimonio è molto importante. Qui ne abbiamo un esempio bellissimo, dalle viti dei Bolloni invece c'è un insegnamento, vero Raul? Assolutamente, io infatti sto già pensando al prossimo passaggio generazionale, perché i miei figli sono entrambi studenti universitari. Quanti anni hanno? 25 e 22. Li salutiamo, che si chiamano? Andrea e Pietro. Ciao Andrea e Pietro. E stanno facendo studi che potrebbero portare a fare i manager o gli imprenditori, quindi poi se sceglieranno quella strada, volentieri.
Però vedi anche il tono di voce, dice, se sceglieranno quella strada, volentieri. Però una domanda subito, approfitto del professor Teodori che ce l'ho qua, devo interrogarlo per forza. Ma un tuo occhio così sulla situazione economica che stiamo attraversando adesso, che vediamo un piccolo barlume di luce all'orizzonte, un po' nazionale, un po' locale. Qualche dato, dici professore? Beh, qualche dato, adesso qualcuno ce l'ho perché non è che me li ricordo a memoria, però ad esempio una cosa importante che ci aspettavamo nel primo trimestre del 2021, un calo del PIL dello 0,4. Invece l'ultimo dato uscito adesso, il 4 notti. No, sto parlando proprio del primo trimestre del 2021, è un aumento dello 0,1. È chiaro che stiamo parlando di decimali, però da meno 0,4 a più 0,1 c'è uno 0,5. Quindi questo è un piccolo segnale che ci sta portando verso la direzione giusta. È chiaro che dovremo ancora patire un attimo perché la crescita un pochino più grande l'aspettiamo, sto parlando a livello generale, chiaramente ci sono imprese che sono cresciute tantissimo anche nel 2020, ma l'aspettiamo nella seconda parte dell'anno, dove concludendo 2021 ci aspettiamo un PIL che dovrebbe crescere. Prima si parlava di 4,2 e 4,5, però con il dato diciamo di oggi o ieri magari si può anche puntare al 5%. Che bel numero. Tutto sommato è una grandezza significativa. È chiaro che arriviamo da un meno 8,9% del 2020. Quindi diciamo che era una crescita attesa. Se poi guardiamo indietro, guardiamo la punta del 2018, siamo ancora lontani, soprattutto più che in termini di PIL, in termini di produzione. Su Brescia, diciamo che il primo trimestre del 2021 la produzione è aumentata, circa del 5%, sia in termini congiunturali, cioè sul trimestre precedente, sia in termini tendenziali, cioè sullo stesso trimestre dell'anno prima. Quindi anche questo è un segnale significativo. Quindi ci stiamo incamminando verso la giusta direzione. È chiaro che dobbiamo riuscire a mantenere la rotta ecco, parlando di produzione, come dicevo prima, rispetto al 2018, quindi prima del disastro, insomma, del disastro, perché anche il 2019 non è che è stato un anno diciamo di zoppicavamo già nel 2019, sì, eh? Di stabilità, ecco. Sostanzialmente, senza grosse perdite, con valori sommato, che non si sono mossi molto. Ecco, se noi guardiamo il 2018 siamo in termini di produzione ancora sotto del 27%. Che non è quindi, poco. Quindi dobbiamo crescere. Sono cresciute di più le imprese medio-grandi e questo è un segnale importante, anche collegandomi a quello che diceva Raul prima, sul fatto che le imprese devono aumentare un po' la loro dimensione, ad esempio tramite acquisizioni o tramite comunque anche altre strade. Non è che anche perché solo Raul, anche il professore, anche Raul con la sua impresa ha una filiera di fornitura impressionante di artigiani, di altre aziende che lavorano per voi, vero Raul? Assolutamente, le imprese che lavorano intorno a un'azienda sono tante, e noi abbiamo un ciclo abbastanza completo, quindi partiamo dall'acciaio come esce dai laminatori delle acciaierie e arriviamo a fare la scatola. Abbiamo la regia che ci sta facendo vedere la scatola di viti finite. Esatto, un po' il tuo sito, un po' le tue slide, la tua sede. Ringraziamo la regia sempre per le precise. Adesso manca anche su questa presentazione, manca l'ultima acquisizione che abbiamo fatto, che è la base per la crescita per linee esterne che abbiamo pianificato nei prossimi 5 anni. Quindi, vedete, si progetta, si fa, si realizza e si guarda un po' al futuro. 5 anni ho andato, quindi è importante questo aspetto. Sì, assolutamente. Quest'anno abbiamo fatto, nel 2020, tra l'altro proprio mentre eravamo sul lavoro ordinario, un po' in crisi da pandemia, abbiamo partecipato a una scuola organizzata da Borsa Italiana. Sì. E che ci ha aiutato a vedere l'importanza di mettere nero su bianco i numeri per la crescita, e quindi quello che era prima solo nella mia
testa? Nella mia testa è stato coniugato in numeri, abbiamo fatto questo piano quinquennale che prevede l'acquisizione di 2 o 3 aziende, una l'abbiamo già comprata e anche una crescita per l'interno. Come vedi, non parlano i numeri, non parlano solo il professor Teodori, ma parlano anche le aziende, i numeri parlano. Certo, i numeri parlano sempre. Diciamo che i numeri, se tu li torturi un po', possono anche dirti cose diverse sì, da quelle che rappresentano, però in linea di massima, se li tratti bene, ti dicono le cose vere. E, no, quello che diceva Raul è molto importante, il progetto Elite, quello sì, che avete partecipato, è un progetto in cui... Conosciamo bene il progetto Elite. È molto importante, non tanto, anche se non si ha intenzione di andare in borsa, perché comunque andare in borsa. Ti impostano, diciamo che il punto centrale di Elite è proprio quello di portare le imprese a ragionare guardando un mercato più ampio, guardando le migliori pratiche. Un'altra puntata è Lime, l'Elite, avremo una puntata su questo aspetto qui, solo questi aspetti. Maurizio, poco fa stavamo parlando di psicologia. Sì, sì, sì. Lanciamo il video della nostra dottoressa Agnese Scappini che ci dedicherà 2 minutini di psicologia. Grazie. Ricordare è un termine meraviglioso tra i miei preferiti. Alla radice di cuore significa infatti rimettere nel cuore. Il cuore è la radice di ogni nostro ricordo. Ma ricordare che cosa implica? 2 cose fondamentali. Uno, che qualcosa è stato dimenticato e allora va ricordato, non c'era più. E 2, significa che qualcosa non esiste più e forse neanche mai più tornerà. Ma allora perché è così importante ricordare? Perché bisogna rimettere nel cuore qualcosa che non c'è più e che mai più ritornerà e che magari era stato bellissimo o anche bruttissimo? Perché la nostra storia, e la nostra storia è la nostra identità. La nostra memoria è la nostra storia. Identità e memoria sono la stessa cosa. 60 secondi di psicologia finisce qui. Agnese Scappini, chiocciola libero per contattarmi e su YouTube li potete trovare tutti. Buona giornata a tutti. Grazie per il lavoro, dottoressa. La ringraziamo tanto. La memoria dell'azienda che viene messa nel cuore e viene messa nei numeri, vero professore? La memoria è importante nelle aziende. La memoria è importantissimo il cuore, la determinazione e soprattutto sognare, perché gli imprenditori, anche se molto concreti, comunque sognano e quindi cercano di raggiungere... Hanno questa abilità di tramutare il sogno poi in qualcosa di... Se non sognassero non sarebbero imprenditori. Non sarebbero imprenditori, no, anche perché... Sì, bisogna cercare di trasformare i sogni in obiettivi e quindi poi metterli sui numeri, come diceva prima Claudio, quando uno mette i numeri sulla carta, poi effettivamente il sogno potrebbe davvero diventare un progetto imprenditoriale. Manca una manciata di minuti alla fine della puntata. Il tuo sito, della tua azienda, vediamo, interrogo te Raul, il tuo sito, com'è? Ti trovano dove? Io non sono un grande specialista di social, quindi sì, solo il tuo però sito. Abbiamo il sito www.vibo.com, sì. È un sito tra l'altro che i nostri clienti possono sfruttare per acquistare le viti, quindi se dotati di password possono comprare le viti che sono disponibili nel nostro magazzino. Noi Rotengo Saiano abbiamo un magazzino con 11.400 posti palle, quindi sono circa 10.000 tonnellate di viteria sempre pronta da consegnare ai nostri clienti. Guarda che tecnologia qua! E lo stiamo ampliando ulteriormente il magazzino, quindi anche per raccogliere i prodotti dell'acquisizione che abbiamo fatto quest'anno e anche delle prossime che andremo a fare. Complimenti. Stiamo vedendo alcune fasi del nostro processo di produzione, visto lo stampaggio delle viti e poi il processo di bonifica, che è molto importante perché tutte le viti vengono poi, assumono delle caratteristiche meccaniche particolari in funzione del trattamento di bonifica che viene effettuato successivamente. È un punto di forza della nostra azienda che si distingue da tante altre realtà del settore che non hanno tutto questo processo di attenzione. Un processo completo, tante aziende di piccole dimensioni hanno processi parziali, quindi magari comprano l'acciaio da trattiglierie, quindi già lavorato, piuttosto che fanno fare il trattamento di bonifica esternamente. Noi invece abbiamo un ciclo completo, quindi dalla materia prima, avete visto anche magazzino automatizzato. Magazzino automatizzato, questo è il magazzino di cui vi parlavo prima. Complimenti, questa è tecnologia, robotizzazione al servizio dell'impresa. Professore, lascio a te
la chiusura di questa puntata per dare un piccolo così aiuto agli imprenditori, come positività per il futuro? Bah, la positività c'è, cioè, partiamo solo dal presupposto che questa crisi, che ci ha colpito molto perché ha coinvolto tutti in prima persona, è meno grave della crisi precedente, quella del 2009. Sì, vero, vero. Perché se guardiamo soltanto nel 2020, più o meno le imprese complessivamente considerate hanno perso il 10% dei ricavi. Vero. Se guardiamo il 2009, la perdita è stata quasi del 20%. Quindi è chiaro che riusciremo molto probabilmente a tornare ai livelli precedenti in tempi più rapidi rispetto a prima. È come una molla di un abiro che abbiamo tenuto stretta per le dita, adesso lasciamo andare la molla e questo dovrebbe darci questo slancio. Sicuramente lo slancio c'è, le risorse ci saranno, se avremo un contesto istituzionale, cioè sto parlando di paese, sì, che ci sì. supporterà, che supporterà gli imprenditori ma anche l'università e la formazione, sicuramente riusciremo a uscire da questo stop che ci ha coinvolto per troppi anni ormai. Quindi una puntata, Ilda, che parla di studio, di università e di imprese che devono trovare con i bulloni della Vivo connessione e saldarli bene da questo punto di vista. Sento la regia, abbiamo qualche secondo ancora? Sì, sta facendo così con la testa. Una cosa molto importante per la Vivo, 180 collaboratori, quindi anche progetti importanti di coesione all'interno, di welfare aziendale. Sì, intanto è un impegno anche sociale importante, certo, portare avanti 180 famiglie. 180 famiglie, una cosa che sinceramente mi rende orgoglioso di fare l'imprenditore. È un bel numero. Comunque. Bel numero, complimenti. E in questo periodo poi stiamo anche sviluppando processi di welfare e di incentivazione per il personale, perché sicuramente attirare e trattenere personale qualificato è sempre più difficile. Ha detto due cose importanti. Attirare e trattenere. Trattenere, anche perché, come diceva all'inizio il professor Teodori, sia da economia sia da ingegneria la richiesta è enorme. Molto alta. È un bel messaggio per gli studenti comunque. Bel messaggio, considerate che il tasso di occupazione a un anno della nostra università è uno dei più alti in Italia. Quindi insomma questo è un messaggio importante. Quindi lo studio finalizzato, guardiamo anche, alziamo la testa dal punto di vista del mercato, leggiamo gli annunci, vediamo, come diceva prima il professore, cosa cerca l'impresa, cosa sta cercando per lo sviluppo e instradiamoci verso questa cosa. Ilda, Maurizio, i saluti. La puntata è volata, vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 18:30. Una buona serata. Buonasera. Thank you.